Chi è René Magritte? Chi era questo strano individuo? Talvolta cupo, talvolta disinvolto. Che odiava essere etichettato come artista o pittore. Anche se la pittura era sempre stata al primo posto nella sua vita. La pittura serve a evocare quello che consideriamo più importante, e cioè il mistero del mondo. Conduciamo una vita che può sembrare del tutto ordinaria, ma è allo stesso tempo una vita che è stata resa straordinaria con la libertà di pensiero. La pittura era uno strumento della sua immaginazione. Non cercava di essere un artista, era un semplice lavoratore. La sua mente era un vulcano, una eruzione di idee. È grazie a Magritte che è cambiato il modo di concepire la pittura. Penso di aver realizzato più di un migliaio di dipinti dal 1926. Pertanto è quasi impossibile provare ad associarli. Ho sempre sognato di raccogliere le varie componenti del mistero. Che onore per un attore interpretare Magritte, arrovellare la propria mente su quest'uomo enigmatico, reso ancora più interessante dalla sua irrilevanza. Ci sono una miriade di studi sul pittore, eppure i dipinti ben conosciuti non rivelano nient'altro che una fredda sagoma, una bombetta senza volto, un abito a tre pezzi senza macchie. È come se Magritte avesse lavorato metodicamente per restare anonimo, tenendosi a distanza dal successo dei suoi dipinti che decorano ogni angolo del mondo e sono venduti oggi per milioni di dollari. Il prossimo è l'860. René Magritte, la primavera. La base d'asta per questo capolavoro è 1.000.000 di sterline, signori. 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000, 1.900.000. 2.000.000 ora, 2.300.000, 2.400.000, grazie. 2.400.000 aggiudicato. A quanto pare alcuni dipinti sono venduti per milioni, ma questo mi è indifferente. Per capire meglio quest'uomo ho deciso di tracciare il percorso della sua vita. E il mio viaggio di ricerca inizia dove finisce il suo. Al cimitero di Schaerbeek, a Bruxelles. E in mezzo ai viali senza storia mi imbatto nella sua tomba, realizzata dallo stesso artista. Una tomba disadorna, dove lui giace a fianco a sua moglie, Georgette. Magritte è morto di cancro al pancreas il 15 agosto del 1967, nella sua residenza, dopo un breve periodo in ospedale. Come mostrano le foto del suo funerale, sono presenti in molti per commemorarlo. Una folla semplice eppure di classe. Mi sarei aspettato qualche tocco surrealistico per beffarsi della morte, ma l'uomo con la bombetta se n'è andato semplicemente. Tornato nella mia stanza, non riesco a comprendere quella immagine di piccolo borghese che voleva dare di se stesso. Lui che disse: ogni cosa visibile cela altre cose visibili. Vado così alla scoperta di una serie di dipinti che non conosco. Gli esperti lo definiscono il suo periodo Vache. Opere affascinanti, piene di ribellione, che mi offrono una finestra singolare per scoprire chi fosse realmente quest'uomo. Decido di visitare i Musei Reali delle Belle Arti di Bruxelles, dove sono conservati un gran numero di dipinti lasciati in eredità a sua moglie Georgette. Fisso un appuntamento davanti a uno di quei dipinti della collezione Vache, con Michel Droguet, direttore dei Musei Reali, un'opera ben lontana dalle nuvole surreali del pittore che tutto il mondo conosce. Cosa gli era accaduto in quel periodo della sua vita? Questo è uno dei momenti salienti del periodo Vache, che ebbe vita breve nella carriera artistica di Magritte. Durò solo qualche mese in previsione di un'esibizione a Parigi. Nel 1948 Magritte scrive al suo socio Scoutenaire che è giunto il momento di risvegliare il buon gusto di Parigi. Scoutenaire ne è estasiato e inizia a buttar giù testi provocatori, mentre Magritte dipinge un quadro al giorno con un ritmo furioso, impulsivo e senza freni. Tale proposito nasceva da un senso di frustrazione nei confronti di Parigi, un tempo culla della letteratura e dell'intelletto. Di fatto, il periodo Vache coincideva con un momento in cui Magritte riteneva che Parigi avesse perso la sua supremazia. È un momento di rivolta per Magritte.
Era un borghese anticonformista che, per essere pienamente anticonformista, ha adottato un atteggiamento molto conformista, come un dipinto classico. Voleva liberarsi e tornare a uno stile che aveva per certi versi abbandonato, ricorrendo all'astrazione. Sperava di riscoprire il piacere delle immagini, non in senso poetico, ma quel piacere che le immagini suscitano attraverso la loro stessa natura e i loro colori dominanti. Questo era il suo modo di esaltare e distruggere allo stesso tempo il mondo della pittura. Eccolo qua, il personaggio pittoresco che si cela sotto la bombetta. Sguardo ribelle, intenso, sempre desideroso di andare contro le convenzioni, pronto a distruggere una carriera già in pieno sviluppo. 24 dipinti sgargianti vengono sbattuti in faccia ai critici parigini per 20 giorni. Da Lo Storpio, un divoratore di pepe, a Il Montanaro, un rinoceronte che si arrampica sulle colonne del classicismo. L'effetto è immediato, la reazione della gente è universalmente negativa e nessuno approva il tonante attacco di Magritte. Solo a Parigi scrive a Scudner il giorno dopo l'esibizione, risentito e sarcastico. Magritte si arrende e promette di tornare allo stile precedente, che piace tanto a Georgette, a scapito della sincerità. Ma cosa intende per stile precedente e cosa c'è all'origine del suo conflitto con Parigi? Ho ripercorso il suo viaggio e ho scoperto che 20 anni prima i Magritte avevano deciso di trasferirsi a Parigi. O più precisamente, in una zona periferica chiamata Perros-sur-Marne. È il 1927 quando la coppia Magritte, piena di speranza, decide di tentare la fortuna a Parigi, su invito di una loro amica, Camille Gumans, che sta aprendo una nuova galleria e promette di esporre il nuovo pittore. Scopro Perros-sur-Marne, un borgo tranquillo, con deliziose case senza storia in riva al fiume, simili a quella che trovo al 101 di Avenue de Rony. È in questa casa che Georgette e René si stabiliscono e vivono i giorni felici. L'epoca eroica del surrealismo è al suo apice a Parigi, ma i Magritte escono raramente, mentre il pittore è preso dalla sua ispirazione nella sala da pranzo adibita a studio. Riceve a casa sua gli amici surrealisti in visita a Parigi, Ponnoget, Marcel Lecomte e Camille Gumans. Ma soprattutto crea molto più di 200 dipinti in 3 anni. La modesta abitazione di Perrault ospita un'esplosione di immagini. La scoperta, la salsiccia con l'elmo, il demone della perversione, l'assassino minacciato, l'evidenza eterna. Tanti dipinti ispirati, a volte violenti e a volte oscuri, che già rivelavano l'abilità propria dell'autore di fuggire dal mondo circostante. Ma perché scegliere Parigi senza viverla? Questa è una domanda che voglio rivolgere a Didier Ottanger, curatore del Centre Pompidou, centro d'arte nel cuore di Parigi. Cosa portò Magritte a Perrault? Perché venire a Parigi e poi finire a Perrault? Il posto che aveva scelto all'inizio non era Perrault. Quando ebbe l'idea di trasferirsi a Parigi, esplorò il territorio, iniziando dal cuore della città. Ma la sola cosa disponibile al centro erano gli studi d'arte. Ma per Magritte vivere in un atelier era una vita da pittore minore. Così abbandonò l'idea di stabilirsi a Parigi. Georgette aveva amici che vivevano a Saint-Mondé in quel periodo, i Fumier, i quali gli consigliarono di trovare casa in un paesino accogliente proprio come il loro. Georgette trovò un appartamento disponibile a Perrault, che aveva molte cose interessanti da offrire, inclusa la vista sulla Marne, dove avrebbe nuotato nei weekend. Questo permetteva anche finalmente a Magritte di applicare il principio espresso dal titolo della rivista fondata dai surrealisti belgi, distanza. Penso che fosse molto importante per Magritte prendere le distanze, restare in disparte per evitare di cadere preda della soffocante autorità dei surrealisti parigini, e in particolare di Breton. La Parigi dell'epoca è quella della patafisica, del bue sul tetto di Josephine Baker e di André Breton, che imperava sui surrealisti. Anche Magritte è presente a volte, quando nulla di importante lo trattiene a Perrault.
Penso che la difficoltà che Magritte trovò a Parigi fu la sua mancanza di disponibilità. Nuget una volta gli scrisse: «Ciò che i surrealisti si aspettano da noi è una forma di impegno incondizionato. Dobbiamo sempre essere pronti, a completa disposizione di Breton. Ogni qualvolta schiocchi le dita, dobbiamo riunirci con la sua gente al caffè Place Blanche». Era richiesta una disponibilità totale che Magritte, ribelle per natura e lontano da Parigi, non era in grado di dare. È qui che i rapporti cominciarono a inasprirsi. Ovviamente fu costretto a dare spiegazioni. Si ritrovò a dover sopportare una situazione pesante e quando la sua esibizione ebbe luogo, fu accolta freddamente per il senso di risentimento nei suoi confronti. Dopo 3 anni, la nostalgia di casa inizia a farsi sentire e i soldi a mancare. Durante una cena con Breton, Georgette Magritte viene presa in giro per una croce che porta al collo. Magritte la difende e la coppia se ne va infuriata. Possiamo supporre che lasciò Parigi per accontentare Georgette? Certamente. Georgette non sarebbe mai stata contenta di quello stile di vita, soprattutto perché durante il periodo parigino il marito era uno strumento nelle mani del surrealismo che lo schiacciava con le sue regole. Magritte era anche mal visto per il suo rapporto di coppia equilibrato, borghese, stabile, che mal si inseriva nel contesto del surrealismo, dove la passione era di moda e gli amanti passavano da una relazione all'altra. Il loro modo di vivere era troppo legato a valori convenzionali, una voce fuori dal coro, e questo conformismo di fondo entrava in conflitto con le massime del surrealismo. Devo andare lontano dallo sfarzo di Parigi per comprendere meglio le origini di Magritte. Lontano dal centro mondiale dell'arte, fino a un piccolo villaggio chiamato Lessin. Questo è il luogo di nascita di Magritte, e anche il mio. Qui ho scoperto quei colori che hanno cullato il giovane René, quel folklore, ricordo del passato, che più tardi lui affermerà di odiare. Cosa penserà della sua immagine che oggi partecipa ai cortei popolari? A pochi passi dal centro città ritrovo Rue de la Station, dove il 21 novembre del 1898 è nato Magritte. Figlio di Regina Bertanchamp, una casalinga, e Leopold Magritte, un rappresentante di commercio, molto lontani da quello che sarebbe diventato il figlio. La famiglia lascia Lessin per Gilly, dove nascono Raymond e Paul, i due fratelli di Magritte. Poi si trasferiscono tutti a Châtelet, nella periferia di Charleroi, dove il padre, dopo aver concluso con successo diversi affari, inizia la costruzione di una casa, al 95 di Rue de Gravel. Trovo la casa, costruita con il tipico stile del tempo, dove René ha trascorso la sua infanzia e parte della sua adolescenza. René è un bravo studente. Ma appena ne ha l'occasione, si rifugia nell'avventuroso mondo dei suoi eroi. Nick Carter, Nat Pinkerton e più di tutti, Fantomas. Alla fine della Rue de Gravel, i fratelli Chef Payer aprono un cinema e Magritte diventa il loro fedele spettatore. Scopre la magia dei film, e Fantomas, l'uomo dalle mille facce, che lo conferma nel suo ruolo di prestigiatore di idee.
Mi hanno detto che René e i suoi fratelli erano dei bambini pestiferi. Terrore del vicinato, avevano formato una banda dove René Magritte, il più grande di tutti, si divertiva a istigare le bravate. Ogni libro che apro è pieno di foto di gruppo. Sembra che la predilezione per le bande non abbia mai lasciato Magritte. Sono forse questi i degni successori della banda di Châtelet? Sì, sento che gli amici erano parte della vita di Magritte. Il surrealismo si vive in gruppo. Ci sono scrittori, poeti, artisti e burloni. Marcel Lecomte, Maisens, Goumans, Nouget, Scoutner, Marcel Marien e Paul Collinet, giusto per ricordare le figure più importanti della sua cerchia. Insieme inventano un altro mondo pieno di assurdi cliché e risate folli. Si incontrano spesso presso la Fleur en Papier Doré, una vecchia taverna a Bruxelles, i cui muri sono segnati dalle visite inopportune della banda di Magritte. Lunghe e volgari discussioni, lapsus provocatori. Il primo che si inventerà il titolo più sfrontato per l'ultimo dipinto di René avrà diritto a 24 ore di irriverenza. È in questo ambiente dai colori dell'epoca che trovo Sarah Whitfield, un'esperta indiscussa di Magritte, che ha studiato le sue opere per 20 anni. Una caratteristica di Magritte che trovo straordinaria e che non ho mai notato in nessun altro artista è la sua totale dipendenza dagli amici. Il motivo di questa necessità nasce probabilmente dall'infanzia a Châtelet, dove faceva parte di una banda. Quel tipo di mentalità non svanì e sicuramente si adattava al gusto surrealista per la coesione di gruppo. Si deve pensare ai suoi amici come una sorta di forza lavoro riunita attorno a lui. Per essere amico di Magritte bisognava lavorare duro. Non si trattava solo di divertimento. Erano lì per un motivo, fornire idee e ovviamente trovare titoli per i suoi dipinti. Era un gioco, ma era un gioco molto serio. Nouget trovò idee per i suoi dipinti, come Collinet e Scoutener, ma anche amici che erano fuori del gruppo, come Claude Spaak. In effetti, ha fatto evolvere e crescere i suoi amici surrealisti belgi in modo unico. Il loro era essenzialmente un clan chiuso, interamente basato su di lui, con le sue tensioni interne. Il surrealismo in Belgio non ha una storia semplice, ma è di fatto un clan che ha costruito un suo ambiente intellettuale. Magritte era al centro di questo mondo. I suoi brevi filmati realizzati sono un prodotto puro e mostrano atteggiamenti divertenti davanti alla cinepresa secondo una precisa organizzazione. Infatti troviamo diversi riferimenti che possiamo riscontrare in seguito nei suoi dipinti. È tutto un gioco e la vita stessa è un gioco. Paradosso mi ha lasciato perplesso. Per quanto Magritte si circondasse di amici, restava un uomo solitario e tetro. C'è un evidente contrasto tra queste foto
E questi filmati, che sembrano mostrare tempi felici e fortunati. Mentre, di fatto, Magritte era un uomo intensamente solitario, profondamente malinconico, come credo sia evidente nei primi dipinti surrealisti. Si capisce che il senso dell'universo è completamente racchiuso, un universo mentalmente distaccato e inaccessibile al mondo esterno. Ho trovato per caso un articolo su un evento drammatico. Il 25 febbraio del 1912, alle 4 del mattino, Regina Bertinchamp, moglie di Léopold Magritte, e madre di René, Raymond e Paul, esce di casa e si getta nel vicino fiume Sambre. Il corpo della sventurata viene ritrovato 15 giorni dopo sull'argine del fiume, con il volto ricoperto da una camicia da notte. Non so se sia stato uno shock per Magritte, ma in ogni caso la famiglia deve aver parlato dell'annegamento, del corpo ripescato dal fiume e della camicia da notte che copriva il suo volto, perché di fatto l'inaccessibilità al volto e al corpo è un tema che caratterizzerà le sue opere. Che età aveva quando accadde? Era un bambino, non ancora adolescente, forse di 12-13 anni. Ne rimase profondamente colpito e non possiamo sapere come reagì alla tragedia nel suo subconscio. René Magritte trascorre la sua adolescenza, vivendo a casa con un padre assente e le regolari visite dalla zia a Soignies. Passa lunghe ore a giocare nel vecchio cimitero. Uno strano posto dove la natura incontra antiche tombe e resti di statue. Passa spesso accanto a un artista che dipinge in quel luogo. E un pensiero si insinua nella sua mente. La pittura ha in sé qualcosa di magico. Posso solo immaginare quanto fosse annoiato Magritte dall'istruzione tradizionale. Dopo aver convinto il padre, si iscrive all'Accademia Reale delle Belle Arti a Bruxelles. Sceglie la pittura, soprattutto per evitare materie noiose. Mi sembra di vedere il giovane Magritte, costretto a condividere questo grande studio comune, osservare il lavoro dei suoi compagni con distacco e ironia. L'attuale direttore dell'Accademia, Michel Bozzon, ha accettato di rispondere alle mie domande sul passaggio di Magritte tra queste mura. Così, quando Magritte iniziò i suoi studi, non aveva ancora 20 anni. Non aveva ancora 20 anni, ne aveva solo 19. Era il 1916. Trascorse più di un anno in accademia per poi arruolarsi nell'esercito. Decise infine di tornare in accademia dal 1919 al 1920. Penso che la scuola sia servita a Magritte come trampolino di lancio per divenire quello che era e per acquisire la sua potenza e il suo virtuosismo del linguaggio pittorico. Alla base del suo pensiero c'è la pittura intesa come strumento e lui può realizzarla solo perché domina con maestria la pittura. Obbligato dal servizio militare dalla piaga della Prima Guerra Mondiale, Magritte si ritrova a indossare un elmetto e il costume da arlecchino, scrive il suo amico Fluquet. Magritte odia l'esercito e l'obbedienza, ma riesce a ottenere vari privilegi dipingendo per i suoi superiori. Sopravvissuto, Magritte si iscrive di nuovo all'Accademia, a mio parere soprattutto per ritornare alla vita da studente. Era uno studente indisciplinato, Magritte, era un ribelle. No, non direi che fosse un ribelle, ci sono delle foto,
almeno due, dove lo vediamo nel suo studio, che casualmente si trovava in questa stessa strada. E c'è anche una foto di lui nel suo laboratorio, in una posa naturale, come era d'altronde tipico a quel tempo. Si è messo in posa come uno studente di pittura. A Magritte piace l'Accademia. Esplora i suoi modelli e gli stili in voga, il cubismo e il futurismo, ed espone il suo primo dipinto intitolato Tre donne. Crede che uscendo dall'Accademia lui fosse già cosciente di poter diventare un grande pittore oppure si è messo a dipingere per caso? No, penso che in lui ci fosse la volontà di esserlo, altrimenti non si sarebbe posto domande e sarebbe diventato un accademico invece di usare l'accademismo acquisito qui, ma non l'ha fatto. Si interrogò, scelse i suoi amici, scelse Floquet, scelse Servranx, sapeva cosa fare, sapeva anche di essere alla ricerca di qualcosa. Non sapeva ancora bene cosa, ma aveva delle domande, il che è naturale, è l'essenza, l'elemento essenziale di ogni pedagogia. Quello che cerca in questo stesso periodo è di ritrovare la giovane e bella Georgette Berger, che a quanto pare vive a Bruxelles. L'aveva vista quando aveva solo 12 anni, su una giostra, durante una festa a Charleroi. La sua immagine era rimasta nella mente di Magritte, che si era ripromesso un giorno di ritrovarla e sposarla. Ed è proprio quello che accade. Non so quanto ci sia di vero in questa storia così romantica, ma di fatto, nella primavera del 1922, René Magritte sposa Georgette Berger. Georgette e René Magritte si conoscevano da tempo, ma quando si incontrarono a Bruxelles scoppiò un amore folle, pieno di passione, un sentimento vissuto di solito in giovinezza. L'intesa tra René Magritte e Georgette è interessante perché fin dall'inizio lui si sentì investito. È un concetto molto borghese questo. Si è sentito investito della missione di dare sicurezza e benessere a Georgette. Lui vivrà sempre molto male i periodi di austerità. Li vivrà male perché in questi periodi Georgette è costretta a lavorare per aiutarlo a mandare avanti la famiglia, ed è una cosa che lui accetta con difficoltà. Aveva una visione molto conformista della coppia, ma vissero una lunga vita insieme con tutti i suoi alti e bassi. Comunque, era la loro vita privata. Georgette, donna ideale, musa, amica, moglie, amante, modella, confidente e borghese. Nelle opere di Magritte, le rappresentazioni delle donne assumono i mille volti di Georgette. Trovo uno dei suoi più cari amici alla fine della sua vita, Charlie Erscovici. Dove sono le altre foto? Oh, eccole qui. È stato in questo periodo che la conobbi. E presto, tra noi, nacque una profonda vicinanza. Come considerava Georgette il lavoro di suo marito? La relazione tra Georgette e l'arte di Magritte era a tratti vicina e a tratti distante. Vicina, perché lei vi giocava un ruolo fondamentale, era la sua musa. E lontana, perché non ne faceva parte, restava dietro le quinte. Si contentava di essere di ispirazione per i suoi dipinti. È vero che Georgette per lui rappresentava il suo lato nascosto, il suo lato da bravo ragazzo, il suo lato ordinario. Ma è certo che lui non avrebbe mai avuto una tale carriera senza Georgette, perché gli diede l'arte della vita e il conforto della creazione. Dopo la sventura di Parigi e Perros-sur-Marne, la coppia ritorna a Bruxelles. Si trasferisce a Jette, al 135 di Rue Séguin. Siamo nel 1930. Magritte non ha più un mercante d'arte, per questo deve vendere alcuni libri per sopravvivere. Fortunatamente, Maisens acquista 11 dei suoi dipinti. Qual era la tipica giornata di Magritte qui?
Diciamo che Magritte era un personaggio quasi anonimo, almeno nei 24 anni che ha vissuto in questo luogo. Molti vicini conoscevano a malapena quello che faceva, che era un pittore. Qual era il periodo? Dal 30 al 54. Trascorse la maggior parte del tempo nel suo studio nel soggiorno e meno tempo nelle altre stanze. Inoltre, essendo introverso, ne trascorse molto da solo. Usciva di rado? Sì, rimaneva qui e pensava. Magritte dipingeva da solo, a volte ispirato dai suoi conoscenti, come la figlia del suo amico e cliente Pierre Crouet, Anne-Marie Gion Crouet. L'ho conosciuto quando ero piccola. Lo incontrai perché mio padre gli chiese di farmi il ritratto. Andai da lui e fu allora che lo vidi per la prima volta. Stava dipingendo, lo faceva nel suo spogliatoio, a fianco della sua camera da letto. Era tutto molto semplice, aveva il suo cavalletto e la tavola e faceva tutto spontaneamente. Niente era falso in Magritte e questo è una cosa bella, in chiunque. René era surrealista, profondamente surrealista. Non fingeva di esserlo, lo era veramente. Lui vedeva le cose sotto una prospettiva meravigliosa, ma non tutti lo capivano. Lui non dipingeva mai tutto il giorno o la notte, come facevano gli altri. In tal senso era una persona del tutto normale. Visto da fuori, non avresti mai detto che fosse un artista. Non faceva l'artista, era semplicemente un uomo con un lavoro. Non lasciava quasi mai la sua casa, usciva poco, al massimo per una passeggiata con il cane o per giocare a scacchi di tanto in tanto. Non andava al bar, forse occasionalmente per giocare a scacchi a Greenwich, ma per lo più riceveva gente a casa. La vita non era facile in Rue Seguin. Magritte viveva quasi in solitudine. Georgette doveva lavorare perché era difficile far quadrare i conti e perfino i suoi amici lo annoiavano. Trovare nuove idee per i suoi dipinti e nuove immagini poetiche esaurivano la sua vena creativa, ma realizzarle richiedeva uno sforzo enorme. Ma c'era comunque in lui un lato borghese che desiderava la bella vita. È tutto molto ambiguo, veramente complicato. Preferirei dividere la vita di Magritte in tre fasi. La fase anticonformista, genuina, che durò fino al suo matrimonio. Da quel momento la sua vita da bohemien diventa stabile, si trasforma in un uomo, un semplice privato cittadino. E questa è la sua lunga seconda fase, durante la quale creò molto e che durò a lungo, più o meno fino a quando arrivò a Scarbet. Si può affermare che non entrò in contatto quasi con nessuno. Poi se ne andò di qui e cominciò a diventare sempre più famoso. È a questo punto che si imborghesisce del tutto, soprattutto per far piacere al suo entourage, in particolar modo a Georgette, che non era profondamente borghese, ma che voleva finalmente raccogliere i frutti delle loro fatiche, perché avevano veramente fatto un grande sforzo comune per arrivare a quel punto. Cominciarono così a girare tra vernissage, cocktail e ricevimenti. Lui non era cambiato, credo che giocasse a recitare questo ruolo, ma alla fine ho la sensazione che dentro di sé rimase un anarchico, un comunista. Pertanto credo che dentro di sé, come le sue creazioni, restò un puro. Noto che la coppia non aveva bisogno di grandi cose per vivere. Per Magritte ogni oggetto ha il suo posto e diventa fonte di ispirazione. Il cane, in parte, sostituisce il bambino che non hanno e in qualche modo reinventare il loro mondo lo aiuta a superare la sua noia. I concetti e le parole si mescolano, creano poesia e mistero con le immagini. La finestra del salone si rompe e diventa il crepuscolo. E non è forse proprio della condizione umana mostrare all'infinito sempre le stesse immagini? Tuttavia, nel giardino della sua casa, René crea ancora altre immagini, ma questa volta mette la sua immaginazione al servizio della pubblicità, come aveva già fatto quando era giovane, per arrotondare il guadagno. Lo studio Dungo, realizzato col fratello, produrrà diversi manifesti.
Aveva precedentemente studiato come designer pubblicitario, pertanto sapeva come realizzare un'immagine e come renderla efficace. Sappiamo anche che nell'ultima fase della sua vita la pubblicità prese il sopravvento, lo sfruttò letteralmente, trasformando le sue immagini in qualcosa che oggi appare in tutte le forme di comunicazione, nei manifesti in un primo tempo, nelle riviste, fino ad arrivare alle immagini che si vedono in televisione. Magritte è anche il produttore di alcune immagini pubblicitarie del XX secolo. Mi tuffo finalmente nella ricchezza di queste immagini. È entusiasmante vedere come le idee prendessero forma nell'immaginazione di Magritte e con quale entusiasmo le realizzò dal 1935 in poi. I soggetti sono spesso simili, ma è l'arte di assemblarli con ciò che ci circonda che crea un nuovo linguaggio. Questo gli permette di creare l'irreale dal banale. È una lingua, dice Magritte, che ama esprimersi con una grammatica del tutto bizzarra. Magritte dona lezioni sulle cose. Per me il surrealismo è una reazione contro l'arte borghese non più di quanto un incendio è una reazione a una salsiera. A pensarci bene, un trombone è evidentemente uno strumento essenziale. Come un uovo è un futuro uccello in gabbia. Mi domando, da dove viene la sua capacità di reinventare il linguaggio pittorico? Ho trovato quello che bisogna dipingere. Ha sempre riconosciuto di aver avuto una rivelazione il giorno in cui le sue opere furono confrontate con quelle di uno dei suoi maestri, Giorgio De Chirico. L'apporto che De Chirico ebbe da Marcel Lecomte è una riflessione sulla poesia delle immagini. Era qualcosa che lo interessava molto e che soprattutto non rappresentava una rottura del sistema di rappresentazione. De Chirico tornò al mondo classico. In un certo senso Magritte fece lo stesso, ma disturbandone la trasparenza per esprimere quello che si trova nelle profondità del subconscio. Era questo che cercava Magritte. Una forma di espressione del subconscio che si trasforma nell'incoscienza del linguaggio. È quello che chiamerà il mistero. Da quel momento comincerà a costruire i suoi dipinti come delle forme poetiche, delle metafore, delle metonimie, degli ossimori. Unirà tutte le figure poetiche realizzando un'opera che rappresenti una riflessione su come trovare libertà di espressione in un linguaggio dove ci ostiniamo a utilizzare la parola albero per indicare un albero, mentre in realtà stiamo spostando l'immagine dall'albero alla foglia. È questa la libertà che voleva creare. Come ho detto prima, questo è un concetto che ritroviamo anche in Pierre Alechinsky e nella scelta di organizzare i titoli delle opere di Magritte in una sorta di testo poetico, in un libro. L'insieme delle opere di Magritte diventa un libro di versi in haiku, una dopo l'altra. La pittura diventa interessante solo per l'idea che evoca. Lo stesso vale per i titoli dei dipinti, che attraverso giochi di parole creano un'infinita gamma di possibilità. Il termine pipa non si riferisce solo alla pipa in sé. L'immagine della pietra che levita è chiamata la chiave di vetro ed è un tributo ai gialli che lui amava, ma può riferirsi anche a un sasso sospeso come un enigma senza soluzione, un mistero del linguaggio. E il bel giorno finalmente arriva. Magritte espone sempre di più. Vende i suoi dipinti e inizia a godere di un successo sempre maggiore. Viaggia con Georgette e il cane Lulu. Nizza, Roma, Venezia, Pisa. Il suo gallerista Alexandre Jolas non si meraviglia del suo successo all'estero, lontano dai saloni parigini. E penso che se Magritte lasciò Parigi nel 48, lo fece perché sentiva una ventata di fortuna proveniente dall'Atlantico. Come lui, ho deciso di andarci anch'io, da Scarbecca ai grandi spazi aperti d'America. Inizio da Houston, in Texas, dove la coppia Magritte arriva nel 1965, su invito di John e Dominique Desmenil. Questi patiti d'arte hanno già acquistato diversi dipinti di Magritte alla galleria di Jolas e decidono di organizzare una mostra importante presso il loro centro d'arte,
Ho conosciuto Ellen Winkler, che all'epoca lavorava per Demenil e che ricorda Georgette René appena giunsero a Houston. Secondo lei Magritte era venuto a cercare successo in America? Ricordo che fu invitato ed erano tutti entusiasti di averlo qui. Penso che venire in Texas fosse un suo sogno. Il suo lavoro era molto conosciuto qui a Houston e tutti furono onorati di conoscerlo. Era già famoso quando arrivò qui? Sì, per me lo era. Anche se all'epoca ero solo una studentessa, conoscevo già le sue opere. Credo che si trovò bene qui, scoprendo icone locali come John Wayne. Il cowboy da Châtelet fa effetto a Houston. Vi trascorre 2 settimane e partecipa a un rodeo. Oggi diverse sale della fondazione sono dedicate a Magritte. Ho chiesto al curatore attuale, Franklin Siermans, perché avesse riscosso tanto successo solo alla fine della sua carriera. Penso che fosse giunto a un punto della sua carriera, della sua vita, in cui poteva dipingere degli elementi, dei soggetti, che non aveva potuto esplorare all'epoca delle sue prime opere. È più geniale, più efficace, è più diretto, mentre i suoi vecchi dipinti avevano bisogno di un diverso livello di lettura. Insomma, erano più complessi. Pertanto, da un lato c'era il Magritte che esplorava nuove idee e nello stesso tempo quello che produceva le sue idee in serie, come ad esempio nell'Impero delle Luci. Nei suoi dipinti c'era la scelta artistica di esplorare l'idea fino in fondo e nello stesso tempo la necessità di curarne l'aspetto commerciale, perché chiaramente creava le sue opere per venderle. Non si può prescindere da questo aspetto. Com'era considerato Magritte nella fondazione dagli altri artisti? Potrebbe essere in prima linea tra i surrealisti. Penso che le opere di Magritte vadano al di là di ogni definizione o genere. Dobbiamo vederlo come un artista che va ben oltre ogni etichetta. Ha aperto una porta, quindi? Sì, in un certo senso ha aperto le porte agli artisti per quanto riguarda la concezione di dipinto, considerato non solo un mero oggetto da muro, ma anche un contenitore di significato. Magritte ha dunque contribuito a cambiare la concezione della pittura. Le vacanze del pensatore. Il viaggio per Magritte continua fino a New York. La città che non dorme mai ha realizzato i sogni del pittore. I suoi quadri sono stati esposti più volte nella Grande Mela, ma questa volta è la sua consacrazione e decide di presenziare. Nel 1965 il MoMA gli dedica un'importante retrospettiva. Era la prima volta che le opere di un artista belga vivente venivano esposte nel museo più importante del mondo. Il Guggenheim è un'altra tappa inevitabile sulle tracce di Magritte. Lo raggiungo perché ho dato lì appuntamento a Silvia de Cuevas, la nipota del famoso mercante d'arte Iolas. Aiutava lo zio alla galleria all'epoca dell'arrivo di Magritte. Fu un gran successo, perché la gente amava le sue opere. Fu una magnifica esibizione. E in che rapporti era con sua moglie? Come stava Georgette? Georgette era contentissima. Indossava una bellissima pelliccia. Era molto affascinante e molto felice.
Che tipo di relazione avevano Magritte e Jolas? Avevano una profonda amicizia. E Jolas aveva una grande ammirazione e rispetto per Magritte. Andavano molto d'accordo. Magritte le spiegava le immagini e lei le commentava. C'era una grande affinità spirituale. Jolas non aveva mai stipulato un contratto con i suoi artisti, con i quali lei aveva un rapporto di reciproca lealtà. Jolas era un tipo stravagante? Sì. Magritte si vestiva come un professore, con uno sguardo ammiccante. E Jolas si vestiva in modo eccentrico, con gioielli e pellicce. Diciamo che avevano uno spirito eccentrico entrambi. A pochi isolati di distanza, nel cuore di Manhattan, vive uno dei più grandi fotografi del XX secolo, Duane Michaels. Nel 1966, un anno prima della morte di Magritte, il giovane Duane fece un viaggio a Bruxelles per fotografare il pittore che lui amava di più. Era in cima alla mia lista, la punta della piramide. Arrivai sulla via dove abitava, guardai l'indirizzo che avevo scritto e cominciai a guardare una casa dopo l'altra, chiedendomi quale fosse. Poi vidi il campanello con scritto Magritte. Mi sentii come se stessi bussando alla porta di Picasso, di Fauré o di Einstein. Lui esisteva veramente. Di solito pensi a dei personaggi che ammiri come dei nomi e non pensi che ci siano delle persone reali. Suonai il campanello e venne ad aprirmi lui. Indossava un abito semplice. Sì, proprio così. Mi aprirono la porta e mi fecero fare tutto quello che volevo. Una cosa incredibile. Quante persone farebbero una cosa simile? Aprire la porta a un estraneo. Pranzavamo insieme tutti i giorni. Era interessante. Sedevo al tavolo con Georgette e Magritte. E al posto della quarta persona c'era la televisione. All'epoca, a Bruxelles, a mezzogiorno trasmettevano Bonanza, che era il suo programma preferito, una serie sui cowboy doppiata in francese. Così io mangiavo e cercavo di farmi notare con frasi tipo «Ciao! Sì, ci sono anch'io!» No, era molto emozionante. E poi mi mostrarono dei filmati. Raggiungo anch'io la nostra ultima casa. Pensavo sarebbe stato molto strano, ma stranamente realizzai che la vera stranezza era che non era strano. Se fosse stato strano, sarei stato nel giusto, ma dato che non lo era, fu davvero perfetto. In lui c'era una contraddizione continua tra l'essere così sereno, ordinario, come potrebbe esserlo un banchiere di successo o un agente di cambio, e la sua mente che era un vulcano di idee. È quella che io chiamo genialità, nient'altro. Ultime pose dell'uomo che nascose la sua esuberanza dietro una bombetta.
Ogni giorno, dopo il suo pranzo, schiacciava un pisolino. Si stendeva sul suo sofà, vestito di tutto punto. Cerco di immaginare che tipo di sogni facesse. Amo questa foto, perché sembra morto e invece stava sognando. Spesso mi domando, quando qualcuno muore giovane, come Mozart ad esempio, chissà quante opere non abbiamo sentito, quale musica non abbiamo ascoltato, quanto abbiamo perso per quella morte prematura. Non è possibile comprendere il mistero dell'uomo, e in particolare nel caso di Magritte. C'è solo una cosa che posso fare per capirlo in parte, ed è quella di trasformarmi nell'uomo con la bombetta, così apparentemente ordinario, e accedere alla sua natura ribelle nascosta. L'uomo raggiunge il proprio cuore a forza di profonde intuizioni e rivoluzioni personali, dipingendo incessantemente la sua notte interiore illuminata dal sole. E quando il giorno e la notte alla fine si riuniscono, è avvenuto il miracolo.